Buongiorno Zibi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Zibi. Allora, bella notizia che Zibi al telefono. La brutta notizia, Zibi, è che c'hai Matteo Pinci di Repubblica in studio. Questa è la brutta notizia. Ma questo vuol dire che il livello della discussione si alzi notevolmente, perché chiacchierare con... Chiacchierare con te, Massimo, lo sai benissimo che gente mi ferma per la strada e che dice, ti dice? Che ti dice? Perché lo fai? Bene, come al solito, Zibi ha diritto all'argomento a piacere. Che hai scelto oggi? Ma argomento a piacere, così che sarebbe che sono stato in settimana anche a una riunione di IFAP. Sai che IFAP è un'organizzazione che ci pensa a cambiare intanto regole del gioco, sì, avendo esatto. Raramente. Però un corpo molto, molto importante, e si parlava di eventuali proposte che poi andrebbero valutate, provate, così via. E si parlava delle cose che sicuramente possono fare molto, molto rumore nel mondo dei calci. Addirittura si parlava di giocare in tempo effettivo, che è una cosa che secondo me non può mai avvenire e non dovrebbe mai succedere, perché sarebbe fine del calcio. Cioè, se ne ha parlato, quindi Zibi, ci lo racconti un pochino, perché a me incuriosisce molto. Non mi è capitato di scriverlo qualche settimana. C'è una corrente, ci sono un po' di gente che dice: ma nel calcio oramai su un'ora e mezzo, due volte 40, un'ora e mezzo si gioca non più di un'ora, 58 minuti, perché non fare due volte 30 minuti, perché non giocare tempo effettivo? Però la gente non si rende conto che il calcio è nato con un gioco 11 contro 11 e due volte 45 minuti. Poi certo, secondo me la cosa importante è far sì che il calcio si velocizzi, tant'è vero che negli anni 90 hanno fatto questa famosa regola che il portiere non può ricevere più la palla e non prendere palla con la mano, che ci abbiamo 10-12 ragazzini che buttano la palla appena uno cerca, non so, di buttare palla in tribuna, di velocizzare il gioco, e su questo argomento bisogna lavorare. Però giocare due tempi, due volte tempo effettivo, vuol dire che cambi totalmente il gioco. Nessuno si rende conto, però parlando abbiamo detto che questo non è più il gioco del calcio. Pensate cosa sarebbe successo. Allora, innanzitutto, qualsiasi rimessa laterale, qualsiasi calcio d'angolo, qualsiasi punizione, nessuno c'ha più fretta, tutti possono andare, camminare, fare, tanto si gioca a tempo effettivo. Sarebbe un'altra preparazione. Poi sono cose che chiaro, calcio c'ha problemi di naturali tempi morti. Sono purtroppo, quando l'arbitro fischia un calcio di rigore, ci passa 20-30 secondi, 40 secondi di esecuzione, e là si può anche recuperare questo tempo. Nessuno ha detto che bisogna fare questi famosi 3 o 4 minuti alla fine del secondo tempo. L'arbitro può calcolare meglio e può fare certo, 7, 8, 9 minuti. Certo. Poi tempo effettivo, che vuol dire? Vuol dire che tutti gli stadi e tutto il mondo ci deve avere uno che si occupa di cronometro, certo. Che poi il cronometro deve essere collegato con fischietto dell'arbitro, così. Ma poi calcio cambierebbe, tu pensa a te, oggi c'è calcio di punizione al limite dell'area. Allora, oggi l'arbitro cerca di mettere barriera, così. Invece con il tempo effettivo nessuno c'ha fretta, uno va là in panchina, parla con l'allenatore, torna, ti passo. Vabbè, c'è sempre il cartellino giallo, c'è sempre il cartellino giallo. Ma per quale motivo? Se c'è il tempo effettivo, anche col tempo effettivo non è che ti puoi mettere lì a mangiare un panino e poi ti metti a fare la barriera, Però ti faccio un esempio. Una normale rimessa laterale, no? Sì. È vero. Ma sono cose, secondo me calcio non c'è, e non sarebbe più il gioco del calcio, sarebbe un altro, credimi, sarebbe un'altra preparazione, altro sono d'accordo. Zibi, ma è vero che è vero che proprio come UEFA avete una posizione critica, cioè che l'UEFA non è sostanzialmente contraria a questa introduzione? No, a questa introduzione, ma io penso che qualcuno ha fiattato, perché è uscito fuori, ho detto, qualche giornale che si lavora su questo, si parla su questo. Poi sì, una volta che la parlata diventa, diciamo, quasi ufficiale, allora si procede a eventuale la prova. Però sì, penso che questa cosa nasce e muore prima di sì, anche essere messa in prova, perché è una, per me è una cretinata. Ma ragazzi, ma il calcio, se non c'è più il 90° minuto, se non c'è più
ma veramente uno se comincia a rendersi conto, no? Cambierebbe assolutamente, certo, assolutamente e assolutamente tutto. Sì, il gioco si può velocizzare, si può anche stabilire, signori, da oggi in poi quando una squadra fa gol, festeggia, perde un minuto, recuperiamo questo minuto, certo, certo. Piuttosto di dire 3-4 minuti che sono, certo, classici, alla, certo, fine arbitro recupera, perché non dire cerchiamo di essere un pochino più più concreti, certo, non calcoliamo i tempi morti naturali, perché intanto c'è tempo morto naturale, certo, però questi tempi morti che sono diciamo così forzati, recuperiamoli, l'arbitro può dare 8, 9, 10 minuti, alla fine, certo, ci giochiamo altri 10 minuti perché sacrosanto, certo, giocarla, però certo, sì, ma non nasce per cosa, poi, non nasce poi per un'altra VAR. Cosa poi, aspetta, no VAR non c'è, però con VAR secondo me, analizzando così, parlando ho sentito c'è anche un'altra cosa che secondo me con VAR potrebbe cambiare: calcio di rigore. Ovvero? Calcio di rigore, perché? Anzi, te lo dico, allora, se tu fermi immagini, sì? qualsiasi calcio di rigore, è sempre c'è un'evasione di regole di gioco, perché o difensori, certo, o attaccanti entrano primi dentro area, no? Sì. Sì. Io se su 10 calci di rigore, se vedi 10 calci, tutti i 10 sono battuti con infrazione delle regole, sì, perché sì, nessuno è in grado di fermarsi, di fermare difensori e attaccanti che entrano dentro aria. Allora con i VAR che succede? Dimmi, se c'è VAR lo puoi controllare, è una cosa, sì, per non tenere la cara, allora tu fai gol e ci sarà si vede che un attaccante è entrato, non so, sta già 3 metri dentro aria, sì, sono regole da ripetere, sì, sì. Lo stesso se portiere para, E si è mosso, e lo stessi difensori sono già 3 metri dentro aria, certo, anche questo sarebbe da ripetere, certo. Allora secondo me qua potrebbe succedere qualcosa in giro di qualche anno, si potrebbe valutare. Questa è una cosa intelligente, cioè nel senso che poi chiaramente. Ma come lo argini, Zibi? Ci sono ammonizioni, no, tanto semplice. No, non è tanto semplice. Ammonizione di che? Allora, io ammonizione se entri dentro l'area. Ammonizione. E allora che fai? Fai il VAR per un'ora e mezza? Potrebbe essere una cosa, se vogliamo introduzione, VAR diventa una cosa fra qualche anno ufficiale, e come questa cosa non riesci, secondo me, ho sentito così il signor Colina, ho sentito parlare, si potrebbe anche pensare se il calcio di rigore non sarà una chance semplice. Vabbè, questo è nel positivo. Senso che se c'è un calcio di rigore, tiri, o fai gol o c'è rimessa, certo, dal fondo. Come ai tiri di rigore, diciamo, ecco, cioè senza la respinta. Più o meno questo. Anche perché poi alla fine, veramente, se tu c'hai VAR, e VAR deve intervenire sulle cose chiare, qualsiasi calcio di rigore è infrazione delle regole. E se tu vai 10 casi di calci di rigore, questo fai oggi, in giornata di oggi, tra Serie A e Serie B, vedi che qualsiasi calcio di rigore tirato sono giocatori dentro aria, con VAR, è vero, che deve sottolineare, diciamo, infrazione delle regole, questo sicuramente si, certo, pone. Volevi tu aggiungere una cosa, stavi aggiungendo quando giustamente Matteo invece ti ha riportato al VAR. Allora, prima ti faccio una domanda, ma perché il VAR è sperimentato in Italia, è sperimentato in Polonia, mi hai detto, e non viene accettato in Champions League, per esempio? Perché è una sperimentazione. Ma nessuno ha detto che non viene accettato. Ci stanno ancora i 4 uomini, quindi voglio dire, in questo momento. Ma scusa, ma VAR, aspetta, calma. E VAR è un esperimento che funziona da luglio di quest'anno. Se l'esperimento va bene, l'anno prossimo lo si faranno sicuramente ai mondiali in Russia, sì? poi alla fine fai anche ai Champions League, Europa League, e lo farai questa cosa, e lo, sì, farai questa cosa. Però la cosa, ti faccio una domanda, ma quale VAR? Sai che VAR c'ha 4 sistemi? Sì, c'ha il sistema, vero, quello che usa FIFA, che si chiama Hokai. Noi ci abbiamo in Polonia, ci abbiamo IVS, che sono nostro, è tutto touchscreen, questo italiano di FIFA un pochino diverso. Allora tu mandi 3 arbitri italiani a fare Champions League in Polonia e si trovano di fronte a software tutto diverso. Non è così. Poi alla fine bisogna anche valutare questo VAR e questo su cui lavorare. Nessuna cosa può essere perfetta. Ti faccio un esempio: la partita Inter
Inter-Spal. Sì. La settimana scorsa c'è calcio di rigore, che arbitro ha indicato calcio di punizione che poi è stato tramutato. Esatto. Allora, noi abbiamo visto tutti, dopo 15 secondi, che era calcio di rigore, perché la televisione ha fatto vedere una immagine subito che VAR invece ha impiegato quasi 2 minuti. È vero. 5 è problema. Non si può lavorare e far sì che VAR non usufruisce del proprio software, ma usufruisce del software della televisione, di quello che fa. Perché VAR serve? VAR serve per dare opportunità a arbitro di vedere 100% quello che vedi tu, che vedono i tifosi, che vede la stampa. Non deve vedere 80% arbitro VAR, e neanche 120, perché se vedo 80% vuol dire che 20% non la vede. Se vede 120% VAR, vuol dire che i tifosi non capiranno certe decisioni di VAR. VAR deve pari vedere quello che vedono i tifosi. È vero, bravo. Allora se un arbitro si sedesse dentro una cabina di regia e vede tutte le immagini che vengono i tifosi, già si risparmierebbe un po' di tempo, perché come nella famosa partita Inter-Samp, che c'è una cosa clamorosa, si può subito al primo replay dice guarda che era calcio di rigore perché fallo era dentro aria, e ci sono le cose su, si lavora, però voi ci avete fretta, perché VAR non è in Champions League? Ho fatto una domanda, cioè siccome arrivano Europa, i messaggi vanno in Europa e adesso abilitato in quattro paesi, sì. In Germania che ha i suoi problemi, sì. Tecnologici, Portogallo. In Italia, Portogallo e in Polonia, sì. Sono in quattro paesi. Poi per farlo deve andare, poi si viene un arbitro olandese arbitrare la partita in Italia, sì. E lui non c'ha proprio VAR nel suo paese, tutto ragazzi, non è una cosa, sembra una cosa semplice. È vero, è una cosa su quale ci bisogna lavorare. Certo. Fra qualche tempo vediamo cosa succede. Esatto, allora un'ultima cosa, tu stavi aggiungendo anche qualche altra proposta che avevano fatto? Stavi dicendo qualcosa? No, abbiamo parlato di varie cose, però così, questo che si possa dire, perché poi queste riunioni... Certo, alcune sono segrete, per esempio. Queste riunioni non è che puoi dire tutto, si valuta determinate cose per poi, se un progetto è interessante, si va poi a studiarlo, a lavorare, a fare delle prove, a fare delle... Tanto è vero che c'era anche il sistema, vi ricordate, era il sistema di ABBA, di calci di rigori, qualcuno parlava, sì, come che adesso mi sembra che sarà abolito, perché poi alla fine c'è sempre qualcuno che tira per primo, no? Perché se tu tiri per primo e poi facciamo un sistema ABBA che tira A, poi B, B, quello secondo B tira per primo, no? Certo. Allora, poi alla fine nessuno ti priva più niente. Certo. Questo sarebbe, forse sarà, no, ci sono determinate cose che si parla, che si studia, che si ragiona, è una cosa direi piacevole. Certo. Però importante. Pensa che ai tempi tuoi mi pare che volessero abolire il fuorigioco, avevano fatto degli esperimenti, ti ricordi? No, non si può fare questo. No, però ti ricordi che lo fecero delle partite amichevoli vedendo fuorigioco, uno stava sempre vicino al portiere. Ragazzi, però c'è una brutta notizia. Che te ne devi andare? Sto a Londra e mia nipotina mi guarda. Va bene. Allora dai un bacio. A fare le cose. Bravo. Ci sentiamo domenica e non durante la settimana, che è il mio vantaggio. Va bene? Okay. Ciao Zibietto, grazie. Un abbraccio, ciao.